Ciao a tutti dormiglioni, buon San Valentino, come state? Spero tutti tutto bene. Questo è un video molto molto speciale perché andrò a leggere un po' di dediche che avete mandato nei giorni scorsi. Come vedete sono veramente tante, veramente tante, e abbiamo un po' di dediche e un po' di domande per il libro delle risposte, naturalmente sempre in tema amoroso. Insomma, questo video sarà un video Luca posta del cuore e spero che possa essere un format apprezzato, e chi lo sa, magari lo riproporremo tutti gli anni a San Valentino. Ma siccome ho davvero tanti, tanti bigliettini, io direi di cominciare subito senza perderci in tanti discorsi. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Direi di cominciare dando mescolatina ai biglietti. E possiamo cominciare. Lascerò il contenitore qui sul lato, voi non riuscirete a vederlo purtroppo, ma fidatevi, un po' alla volta vi farò vedere i bigliettini che calano. Cominciamo con il primo, che è da parte di Angelo, che dice anche: PS, Luca sei bravissimo, grazie mille Angelo. E il primo biglietto è una richiesta per il libro delle risposte, il nostro fantalibro delle risposte, e Angelo chiede: avrò una fidanzata entro la fine del 2022? Scopriamolo, libro, Angelo avrà una fidanzata entro la fine del 2022? Ci dice: fallo una volta sola. Quindi io penso che sarai fidanzato e potresti avere la tentazione di mollare la tua ragazza per metterti con un'altra. Non farlo, il libro dice di non farlo. Scusate se andrò un po' veloce con le risposte, ma avendo tanti bigliettini e volendo leggerli tutti, o faccio così o rischiamo di diventare una puntata di Sanremo. Ok, da Nicolo, che aggiunge anche: sei un mito, raga, troppo gentili. E Nicolo scrive: ti amo perché sei l'aria che respiro, ti amo perché sei luna tra i rami, ti amo perché sei il giorno del mio tempo, ti amo come il fiore alla farfalla, ti amo come il tempo alle sue ore, ti amo amore mio. Sofia, tu sei la ragazza che ha dato un senso alla mia vita. Ai miei occhi appari così come sei, fantastica. Ma quanto è fortunata, Sofia. Sofia, tieniti molto stretto, Nicolo, mi raccomando. Passiamo al terzo bigliettino. Vi dico anche che non riuscirò naturalmente a tenere conto di tutti i bigliettini, ma fin quando riesco, ci proviamo. E abbiamo il nostro Andrea Asperti, che scrive questa dedica: buon San Valentino amore mio, sei tutta la mia vita e senza di te non so che fare, grazie per la famiglia che abbiamo creato insieme, ti amo. Ma quanto amore ragazzi, quanto amore, wow, questo sarà il video più colmo d'amore di tutta YouTube Italia, me lo sento, è destinato. Passiamo al prossimo. Mi sento un po' come un lettore di mille bigliettini dei Baci Perugina. Non so perché, ma è così. Allora, abbiamo una dedica di Alessandro Ferrara, che scrive: ciao Alessandra, ti prometto che ti prenderò tutti i pupazzetti della macchina dei peluche, anche a costo di giocarmi lo stipendio.
purché tu sia felice. Raga, io mi sciolgo, io mi sciolgo. Però mi raccomando, cioè, Alessandra, non sfruttare il portafoglio di Alessandro solo per farti regalare peluche. Mi raccomando, ti controllo, Alessandra, ti controllo. Mi farò dare i feedback. Passiamo al successivo. Raga, questa cosa comunque mi diverte un sacco. Spero che diverta anche voi, ma mi piace da matti. Mi sento un po' come Cupido, anche se insomma, bene o male, voi vi siete già trovati. Quasi tutti, quasi tutti. Abbiamo un'altra domanda per il libro delle risposte. E Faggio chiede: Crush, ricambia ciò che provo? Chiediamo al libro, caro libro. Ci penserai più avanti. Quindi in realtà, forse, ora come ora, Crush non è la tua vera crush. Oppure potresti essere più preso da altri pensieri che non da Crush. Varie possibilità, varie possibilità. A me piace interpretare il libro. E quindi, chi lo sa, facci però sapere nei commenti. Nel corso delle prossime settimane, chiaramente, non penso oggi perché difficilmente riuscirai ad avere un feedback quest'oggi, ma facci sapere, insomma, come evolve. Ecco, questo è un messaggio per tutti, fatemi sapere come evolve, datemi le informazioni su come vanno le cose con le dediche, se smuovono qualcosa o se il libro delle risposte vi dà qualche dritta veramente utile, ok? Poi abbiamo un'altra dedica. Da Sandra barra Amy che scrive al mio Jake Peralta preferito, cuoricino. Raga, vorrei anch'io una dedica. Posso dirlo, ve lo dico, voglio anch'io una dedica. Il prossimo San Valentino mi impegnerò ad avere qualcuno che mi mandi una dedica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi, io do una rimestata, magari rimestata credo che si usi soltanto con le pentole, vero? Una rimescolata ai bigliettini, ok? E andiamo con questo, peraltro avendoli piegati così, in questo modo, si tendono ad attaccarsi tutti assieme in pratica, cioè si sovrappongono e quindi corro un po' il rischio di prenderne più di uno alla volta. Sarà una dedica o una domanda? È una dedica da parte di Anna che scrive. Volevo semplicemente ringraziarti perché anche se ci separano chilometri, io mi sento amata e capita come mai prima d'ora ed è una sensazione magnifica. Grazie di far parte della mia vita. Non c'è scritto a chi è dedicata, ma io spero che la persona a cui hai pensato mentre scrivevi queste righe possa riconoscersi ed essere felice di aver ricevuto questa bellissima dedica. Prossimo bigliettino, di chi sarà? Di chi sarà? Oh, è una domanda, anzi, due domande da parte di Veronica che ci scrive. Io e il mio ragazzo troveremo casa entro giugno. Come andrà la convivenza col mio ragazzo? Chiediamo al libro. Molto bene, finalmente una risposta che ci garba, senza se e senza ma, senza dubbio, benissimo. E poi seconda domanda, come andrà la convivenza col mio ragazzo? Vedi che tu sapevi già che avresti trovato casa perché sei partita sul lungo, capito? Sapevi già che convivevi, che avresti convissuto, ecco, i verbi questa sera mi mancano un pochino, ma chiediamo comunque al libro. Dice ricordati di ringraziare, quindi potresti ringraziare l'agente immobiliare che ti ha trovato casa, per esempio, oppure potresti dover ringraziare il tuo ragazzo. Ricordati di farlo.
Ricordatevi sempre di ringraziare chi vi sta attorno perché niente, niente ci è dovuto. Ecco, ne approfitto sempre per fare il saggio rompicuglio nella situazione, ma ricordiamoci sempre che nulla ci è dovuto. Nuovo bigliettino, così smetto di fare il rosicone solitario. Vediamo un po'. Da anonimo, ti amo Francesca Aietiz. Aietiz potrebbe essere tipo un nickname, non credo che sia un cognome, non penso. Però, Francesca, sappi che Anonimo ti ama. Spero che tu possa riconoscerti. Da Stefano Fer, che scrive: grazie di esserci sempre, coccolino. Bravo o brava, coccolino, che ci sei sempre per Stefano. Well done, well done. Diamo ancora un po' di rimestata. Comunque, sempre rimestata, ma vabbè, ci tengo a ricordarvi, insomma, tanta gente ha un po' in odio San Valentino, specie chi è single, like me. Però alla fine è vero che molto spesso, ecco, tendono a festeggiare soltanto gli innamorati, no? Cioè, le coppie, affini. Però a me piace pensare a San Valentino più come una vera e propria festa dell'amore, no? E quindi ci sta anche in qualche modo festeggiare o sentirsi parte della festa, anche semplicemente per il fatto che sicuramente siamo circondati da qualcuno, da persone che ci amano, così per come siamo. Allora, abbiamo una domanda per il libro da parte di Tommaso che chiede: Andrea si rimetterà con me? Chiediamolo, chiediamolo. O libro, Andrea si rimetterà con Tommaso? Scopriamolo assieme. Ai 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 ai. Lascia perdere, Tommaso, lascia perdere. Posso dirti una cosa, Tommaso? Le minestre riscaldate. No, perché riscaldare una minestra quando puoi averne una fresca, molto più buona, con ingredienti molto più freschi, profumati, invitanti. La minestra riscaldata, sai già cos'è. E se non era granché una volta, nel senso che è andata male, e mi viene da pensare che forse non sarà granché neanche la seconda. Quindi lascia fare, segui il libro, segui il libro. Passiamo al prossimo bigliettino, che da Nico. Nico, a te, che non hai qualcuno con cui passare il San Valentino, vai bene così come sei, non hai bisogno di nessuno per splendere, sorridi e illumina il tuo mondo, sei speciale. Vedete, questo è proprio quello di cui vi parlavo poco fa. L'universo ci ascolta e mi ha fatto scegliere questo bigliettino per un motivo. Nico, ottimo messaggio. Lo faccio anche un po' mio e grazie per questo messaggio super positivo. Lo apprezzo molto, lo apprezzo moltissimo. Poi. Da Eleonora. Ed è una dedica. Edoardo, sei bellissimo e divertente, ma non ho il coraggio di parlarti. Eleonora, buttati, buttati assolutamente. Alla fine, cosa potrebbe andare male? Nella peggiore delle ipotesi, Edoardo potrebbe non ricambiare. Potrebbe non ricambiare ora, ma potrebbe ricambiare più avanti. E potrebbe già sapere che tu sei propensa e interessata, ok? Quindi a mio avviso, lanciati. Se va bene, avrei solo da guadagnarci. Nuovo bigliettino. Qualcuno li sta contando. E abbiamo una domanda per il libro da parte di Alessia che chiede: Simone, prova qualcosa per me? Chiediamolo al libro, chiediamolo al libro. Caro libro, caro libro. Alessia chiede se Simone prova qualcosa per lei. Cosa ci dici, caro libro? È indispensabile stabilire le priorità. Io la prenderei in questo modo, tipo, è veramente importante se Simone prova qualcosa per te? Magari, come in casi precedenti, tu pensi che Simone sia la tua crush,
Ma forse c'è un'altra crush. Forse c'è qualcuno che già ti gironzola attorno, che magari non hai ancora notato. O magari l'hai già notato inconsciamente, ma consciamente no. Quindi, come dice il libro, rivedi le tue priorità. E chi lo sa, magari al prossimo San Valentino ci dirai: Alù, ma sai che aveva ragione il libro? Nuova domanda per il libro da parte di Giulia che chiede: Crush, ricambia nei miei confronti? Oh libro, scopriamolo, scopriamolo. Aspetta un po', cara Giulia, perché non è il momento giusto. Non è il momento giusto. Quindi potrebbe non ancora ricambiarli, ma potrebbe ricambiarli più avanti. Quindi in questo caso tu puoi aspettare un pochino, non come Eleonora che deve invece lanciarsi. Tu aspetta un pochino. Nuovo bigliettino. Un'altra domanda da parte di Lorenzo che chiede: Mi ha mai sognato? Scopriamolo, scopriamolo. Di a qualcuno cosa significa per te. Quindi, caro Lorenzo, il libro con te è un po' enigmatico, è un po' enigmatico. Quindi, forse, più che chiedere se ti ha mai sognato, forse devi andare a dire a Crush che vorresti che ti sognasse. Ipotizzo. Diamogli questo senso, diamogli questo senso. Nel mentre vi faccio vedere, abbiamo già letto un po' di bigliettini, eh. Poi. Questo è un bigliettino lunghissimo, raga, lunghissimo. Da parte di Leonardo. Leonardo scrive: Tu sei una persona di cui non se ne trovano tante nella vita, però per mia fortuna ti ho trovato. Ho trovato un compagno di vita, un compagno di avventura, una persona che mi mette il sorriso anche quando sono triste. Questo c'è solo una parola, grazie. Grazie per tutto quello che mi fai essere e per quello che mi fai sentire. Ma si vede che ho gli occhi a cuoricino, raga. Wow. Poi. Da Zack, una dedica. Ciao Bea, se mi senti o stai seguendo la live o il video di Luca, video, ti voglio tanto bene, benissimo. Raga, io mi sento veramente molto bene a fare questo video, a mandare questi messaggi, così. Immagino questi bigliettini come delle frecce, ma non frecciatine, verso i cuori delle persone. Mi piace molto, mi piace molto. Sarà la mia futura carriera. Lettore di dediche. Da parte di Aurora. Domanda. Il mio ragazzo mi ama tanto quanto lo amo io? Chiediamo. In genere, questa fa parte di quelle domande che io definisco come domande cui forse è meglio non avere la risposta, perché se ci uscisse no sarebbe traumatico e ogni tanto il libro esce con la risposta no, risposte nette. Però io indago, io indago. Caro libro, Aurora ci chiede: il suo ragazzo la ama tanto quanto lei ama lui? Scopriamolo, scopriamolo. Teniamo tutti le dita incrociate per te, Aurora. Agisci con freddezza. Questa risposta ti fa sorgere dei dubbi. In questo caso il libro delle risposte ci lascia più dubbi che risposte. Poi. Un'altra domanda da parte di Mari K che chiede: La storia con Marco andrà a buon fine? Vediamo Mari K. Prima finisci qualcos'altro. Hai un'altra storia in corso, Maricappa? Poi. Da Anonima. Come conquistare Crush farmacista?
Allora, è una domanda molto, molto, molto estremamente specifica per il libro. Ma proviamo, vediamo cosa ci dice. Poi ti dico la mia opinione, che secondo me potrei darti due dritte utili, ma vediamo. Come conquistare, anzi, come può Anonima conquistare la sua crush farmacista? Altre soluzioni, pensaci. E qui ora ci vorrebbero le frecce luminose. Tic, perché la soluzione che esiste te la offre gratuitamente Luca SMR. Non c'è di che, non c'è di che. Allora, Anonima, come puoi conquistare la tua crush farmacista? Allora, innanzitutto, cerca di andare in farmacia sempre quando c'è il tuo o la tua farmacista crushosa. Ok? È un buon inizio, è un buon inizio. Cerca di andarci spesso, tipo, che ne so, oggi vai a comprare della tachipirina, domani vai a comprare un'aspirina, dopodomani vai a comprare un termometro e poi potresti andare a comprare, fammi pensare, delle pastiglie per il mal di gola, per esempio, è ancora periodo, ci può stare. Poi potresti aver bisogno di acqua ossigenata e poi magari anche di garze. Naturalmente in giorni differenti. Insomma, prima o poi non potranno accorgersi di te perché sarai sempre in farmacia, ok? E a questo punto, secondo me, potrebbe iniziare a preoccuparsi, in senso buono, della tua salute. E allora potrebbe dirti: senti, ma ti lascio il mio numero di telefono perché penso che prima o poi potresti averne bisogno. Legittimo? Legittimo, e tu gli dirai un po' sospettoso, un po' sul va bene, lo accetto se proprio devo, se proprio devo. E a quel punto, tipo il primo weekend, gli scrivi, gli dici: senti, ho un po' di mal di stomaco, mi sembra vuoto, andiamo a cena? You're welcome. Andiamo sul prossimo bigliettino che di underscore underscore Valerio, ti amo Checca, sei la mia vita. È vero, siamo lontani, però ti giuro davanti a tutta YouTube Italia, che ti amerò per sempre e in futuro, chi lo sa, cresceremo una famiglia tutta nostra. Ti amo tantissimo, con un cuoricino, tuo Valerio. That's lovely. L'amore non conosce distanze. Quindi non mollate, non mollate e siate super fiduciosi. Bigliettino numero 53. Se qualcuno li conta, mi faccio sapere se ci ho azzeccato. Ed è un'altra dedica da parte di Daniele che scrive: Kiki, ti voglio tanto bene con un cuore blu. Da Samantha. Oh, this is for me. Volevo una dedica e l'ho ricevuta. Grazie Samantha. Samantha scrive: a te Luca SMR, sei fantastico, complimenti. Samantha. Boom, ti dedico il mio beating heart. Grazie mille, grazie mille. Super, extra, mega gentile. Apprezzo tantissimo. Sarai la mia Valentina quest'anno, va bene? Andata, andata. Da parte di Riccardo. Riccardo fa una domanda per il libro. Troverò la ragazza dei miei sogni con la faccetta che sberluccica, tipo, e un cuoricino. Scopriamolo, scopriamolo. Libro. Ci saranno dei contrattempi. Devo dire che speravo che il libro, in occasione di San Valentino, fosse in qualche modo più accomodante. Ecco, diciamo che finora di risposte positive, cioè positive, insomma, sì, positive, non è che ne abbia date proprio tante, eh. Quindi il libro secondo me è un po' single, è un po' inaccettito anche lui. Forse dovrei metterlo, trovargli un compagno, una compagna di libreria. Studieremo qualcosa anche per lui. Studieremo qualcosa anche per lui. Agenzia matrimoniale per libri. Bella idea. Bella
poi da parte di Denis Valle, ed è una dedica, e dice: appena ti ho vista ti ho sottovalutata, ma appena conosciuta ho capito che persona meravigliosa sei. Vedete, questo dà la conferma a quello che dicevo prima. Magari ora le cose con Crush non vanno come vi aspettereste, ma le cose possono sempre cambiare. Poi. Lucrezia manda una dedica a Gabriele e scrive: Gabriele, l'amore che provo e ho provato per te supera di gran lunga tutto il dolore e le sofferenze che mi hai causato. Ok, Lucrezia, mi viene voglia di darti un abbraccio. Anonimo, scrive: spero tu capisca quanto ti voglio bene. Più l'emoji del bacio. Non sappiamo chi sia mandata, non sappiamo il nome di chi l'ha mandata, quindi potrebbe essere anche per qualcuno che ci sta osservando. Potrebbe essere per me, potrebbe essere per te, ma anche per te, o te, o anche per te. Una bella dedica, lunghina, da parte di Jeb, che dice: ciao B, tu non sai che mi piaci, ma forse oggi te lo avrò detto, e tu al 99% mi avrai rifiutato. Aia. Tu sarai anche più brava nelle relazioni sociali, ma Neverwinter ti batto sempre. Se non mi hai rifiutato, allora buon per me, continuerò a batterti. Ok. Ecco, in questo caso, bravo Jeb, perché probabilmente ti sarai lanciato a quest'ora. Fammi sapere nei commenti com'è andata, Jeb, per favore. Sono curioso. Diamo un'altra rimescolata ai bigliettini. Ne abbiamo ancora parecchi, raga. Ok, vediamo chi avrà la fortuna di essere estratto ora. Peraltro mi avete scritto veramente in tantissimi. Non avrei assolutamente pensato in così tanti. Abbiamo un messaggio da Ada ed è una domanda per il libro e chiede: Crush, prova le mie stesse cose? Scopriamolo, Ada, scopriamolo. Speriamo di sì, Ada. Il libro oggi è bisbetico. Colpa mia che non l'ho fatto fidanzare con qualche volume. E ci dice: non c'è nessuna garanzia. Però potrebbe anche essere un messaggio. Dato che non c'è garanzia, l'unico modo per saperlo è buttarsi. Da Ciao sono io chiede: entro l'anno prossimo troverò l'amore? Scopriamolo. Speriamo di sì. Caro libro, Ciao sono io troverà l'amore entro l'anno prossimo? Non sentirti in obbligo di agire troppo in fretta. Non so se mette a fuoco le risposte, spero di sì. E quindi, insomma, entro l'anno prossimo a me sembra un periodo di tempo abbastanza lungo da poter dire che non stai agendo troppo in fretta. Se avessi chiesto troverò una ragazza, troverò l'amore entro la settimana, darei ragione al libro. Quindi forse non devi darti un tempo massimo, un tempo, insomma, vivi, e quando meno te lo aspetti, sbucherà. Poi, nuovo bigliettino. Carmen chiede: Crush si rifarà vivo dopo due appuntamenti a suo dire perfetti? E beh, cacchio, perché non dovrebbe? Lo dico io, sì, ma chiediamo anche al libro. Ci percula un pochino e dice: la soluzione migliore potrebbe essere la meno ovvia, o qualcosa del genere. La soluzione migliore può non essere la più ovvia, quindi oddio, potrebbe anche
anche essere intesa in questo modo. La più ovvia è che lui ti possa richiamare, giustamente perché sono andati bene. Ma forse, la cosa migliore sarebbe se lui non ti richiamasse. Forse perché il libro sa già che magari potrebbe poi non andare bene in futuro, allora ti risparmia del tempo. Ok? Dice, no, guarda, non perdere 6 mesi della tua vita con questa persona, perché poi non andrà bene. Questo secondo il libro. Facci sapere anche tu qui sotto come va a finire. Poi, Amy chiede, troverò l'amore nei prossimi mesi? Devo dire che nel male, insomma, mal comune mezzo gaudio, no? Perché dico, vabbè, io sono single, ma vedo che anche tanti di voi lo sono, quindi dai, ci facciamo compagnia assieme. Caro libro, Amy troverà l'amore nei prossimi mesi? Bene, Amy, tu sei uno dei pochi fortunati che questa sera ha avuto una risposta ragionevolmente buona da parte del libro. Sì, troverai l'amore nei prossimi mesi. Brava, fortunata. Magari il prossimo anno, anziché mandare una domanda, ci manderai una dedica per il tuo fidanzato, la tua fidanzata. Nuovo bigliettino. Stefano Ferrari chiede, avremo un bel futuro insieme, io e lei? Chiediamo, Stefano. Chiediamo. Stefano, non è sicuro. Forse questo libro era meglio non interpellarlo quest'oggi. Così, era meglio fare solo le dediche, forse. Forse però è anche bello avere un po' di incertezza nella vita e nell'amore. Poi. Da Yuri. E Yuri scrive, ti amo, brutta tonta. Vi adoro, raga. Siete spettacolari. Io ridacchio perché immagino, insomma, chiaramente è detto in modo affettuoso, ma vi immagino, non è là nella vita che vi chiamate, brutta tonta, ti amo tantissimo. Poi. Anonimo fa una domanda per il libro e chiede, lui è sincero con me? Chiediamo. Ti sosterrà. Non ci dice se sia sincero oppure no. Però mi piace pensare che se ti sosterrà, tendenzialmente sì. C'è una persona che non è sincera, non ti sostiene nella vita. Fa finta di sostenerti. Bigliettino numero 84. Alessandro scrive, ciao Rebecca, so che probabilmente questo messaggio non ti arriverà, ma volevo solo dire ancora una volta che mi piaci da morire, con un cuoricino. Dai Ale, il messaggio arriverà. Raga, aspettate, mi tolgo la maglia, perché tutto questo amore scalda l'atmosfera. Gaia fa una domanda per il libro. E chiede, con Crash andrà a finire bene o andrà male come con gli altri? Guarda, dopo una serie di sfighe ci deve essere il lieto fine. Chiediamo al libro. Preparati ad affrontare un imprevisto. Se tutte le altre volte è andata male, probabilmente tu pensi andrà male anche questa. E quindi prevedi che possa andare male. Se devi prepararti a un imprevisto, devi prepararti al fatto che andrà bene. Giusto? Giusto. Alessia fa una dedica e scrive, ti amo Danilo. Danilo, Alessia ti ama. Eleonora chiede, quest'estate riuscirò a sposarmi dopo il rimando dello scorso anno per il Covid? Sì, Ele, ma chiediamo al libro. Dovrei fare il primo passo, Ele. E quindi effettivamente sì, perché insomma, d'altronde, ora non so se tu ti sposerai in chiesa o in comune, ma in qualsiasi
andare a sposarsi, per andare incontro al futuro marito. Quindi sì, assolutamente sì. Ce la farete, ce la farete, ce la farete. Poi. Oh, ragazzi. Scusate, ma io ritacchio. È una dedica. Da il tuo vicino di casa, cioè il nostro super Simone. Ormai è nostro perché lo conoscete sul canale, bene o male. E scrive: non è una dedica d'amore. Non mi piace San Valentino e non mi piacciono nemmeno le cose sdolcinate. Massimo, hai scelto proprio il video giusto. Però, visto che ne ho l'occasione, ne approfitto per dirti che sei un amichetto barra vicino speciale e che sono contento di averti conosciuto. Scusa se mi lamento sempre, dovrei continuare a sopportarmi. Fai il bravo. Simo. Boom, boom, boom. Non ti piacciono le cose sdolcinate, ma io il mio beating heart. Boom, boom, boom. Te lo dedico comunque. Grazie, Simo. Sono molto contento anch'io di averti come vicino di casa, barra amichetto, e di conoscerti. Ya. E tranquillo, tu ti lamenti, ma io mi lamento molto di più. Quindi, sei in credito. Next one is... Anonimo. E scrive: nonostante le cose non siano andate come speravo, mi ha reso una persona forte. Nonostante il rancore, che ti porterò sempre, ti ringrazio. Ok. Allora in questo caso devo dire bravo o brava, perché non ti sei fatto abbattere, o non ti sei fatta abbattere, ok? Quindi, well done. È quello che vi dicevo prima, no? Bisogna provare a vedere come vanno le cose. Magari vanno bene, magari vanno no. Magari inizialmente vanno bene, poi non vanno più. Bisogna andare avanti e portarsi dietro le cose belle. Quindi, bravo anonimo. Raga, voglio solo farvi vedere quanti ne restano ancora, perché ce n'è ancora parecchi. Peraltro, se vedrete il vetro sporco, sicuramente lo vedrete. Non è sporco, è proprio consumato. Non si sa di cosa, non si sa in che modo, ma sì, è proprio così consumato. Una dedica anonima, da parte di Anonimo, chiaramente. E scrive: cara Sofia, sono passati anni, ma ci rivedremo. Sboccerà il fiore che è rimasto in stallo per anni? Ce la farete. L'amore non conosce distanze, secondo me, se è vero amore. Quindi ci sono buone possibilità che le cose vadano a buon fine anche per voi. Victor chiede: lui è interessato a me? Scopriamolo assieme, Victor. Siamo qui per questo. Ho saggio libro. Lui è interessato a Victor? Ottimo, Victor, anche tu sei fortunato questa sera. Sì. Quindi ora buttati. Poi, da Vanche barra Francesco: un augurio speciale alla persona più importante della mia vita. Ti amo tanto, Dalia. E c'è un cuoricino. Che tenerezza. Dalia, sei molto fortunata. E io nel mentre bevo un sorso d'acqua, perché dopo aver letto già tutta questa marea di romanticheria, ho la gola un po' asciutta. Giorgia, una dedica. Andrea, averti incontrato lungo il cammino della mia vita è uno dei regali più belli che la vita potesse farmi. Quanto deve essere bello sentirsi così. Poi. Da Checco Foggia a Francesca: la mia spalla da 5 anni a questa parte, che mi sopporta nonostante tutti i miei periodi e i miei malumori. Non la cambierei mai con nessuno al mondo. Ti amo. Con una faccetta con i cuori. Siete, raga, speciali. Letteralmente. Davvero, cioè, sono veramente contento di potervi mandare queste dediche. Da Alessandro. Alessandro ci fa una domanda e chiede: la mia ex ragazza tornerà da me? Qui vale quello che vi dicevo prima delle minestre riscaldate, eh? Però, mai dire mai, eh? Chiediamo al libro. La decisione migliore è quella presa con calma. Quindi, non è da escludersi, ma pensaci bene. Pensaci con calma, valuta le situazioni, le possibilità, ok? Hai tempo. Da
Simon Pietro, il nostro super Simon Pietro. Simon Pietro manda una dedica che è la seguente: ti auguro un amore che non riesca a farti sentire sbagliata, fuori posto, uno che non si risparmia, che arde incurante, uno che non l'hai visto mai. Ecco cosa vorrei per te, che almeno una volta, in quel piccolo istante, tu possa dire di averlo trovato, o che lui sia riuscito a trovare te. Raga, ma siete dei poeti. Io avrei serie difficoltà a fare delle dediche basilari proprio, no? Delle dediche base. Scrivere qualcosa di così, cioè, impiegherei probabilmente 6-7 anni, almeno. Gian fa una domanda per il libro. Qualche ragazza del mio gruppo di basket mi chiederà di uscire solo io e lei. Dai, Gian, chiediamo. Rischia. Quindi, se non lo fa lei, se non lo fa una ragazza, fallo tu. Lanciati. Buttati. Poi, Simo scrive: una dedica molto semplice per una persona tanto speciale. Buon San Valentino, Sabri. Ti amo, il tuo Mimi. Siete veramente teneri. Tenerissimi, ci viene voglia davvero, raga, di darvi un abbraccio a tutti e dirvi: oh, che belli che siete, siete fantastici. Claudio, no bigliettino, e scrive: Roberta, sei la cosa più bella che mi sia capitata, grazie di esserci sempre. Daz amore. Fortunati Claudio e Roberta, bellissima coppia. Non vi conosco, ma sono certo che siete una bellissima coppia. Poi diamo un'altra rimestata. Angelica dedica per qualcuno che non sappiamo chi è e scrive: sappi che ti amo e ti amerò per sempre. Christian Levita chiede: riuscirò mai a dichiararmi e a mettermi con crush? Per la seconda parte ti dico: devi prima dichiararti, se no diventa difficile. Ma chiediamo al libro se riuscirei a dichiararti. Esistono altre soluzioni? Pensaci. Potresti mandare il link di questo video alla tua crush e gli dici: guarda al minuto tal dei tali, che dovrei fare secondo te? Lei capirà. Aspettate, perché mi si sono affinghiati assieme due bigliettini. Ok, da Giorgia una dedica: grazie amore per starmi sempre vicino, ti amo tanto zuccherino, e poi c'è un cuore. Oh, che carini. Siamo circondati, anzi sono circondato dai cuori e dall'amore. Un'altra dedica da pezzo di puzzle, è proprio l'emoji del pezzo di puzzle, che scrive: dopo tutto questo tempo, sempre, sì, il mio puzzle con un cuoricino. Oh, raga, come si fa a non sciogliersi, onestamente? Ditemelo. Andrea scrive: ciao Chiara, se mai guarderai questo fantastico video, grazie per il fantastico, sappi che mi piaci dalla prima volta che ti ho vista a scuola. Spero che anche io piaccio a te, con una faccina che sorride. Dai, anche tu Andrea, manda il link del video a Chiara. Chiara capirà e magari andrà bene, chi lo sa. Chiara, mi raccomando, sii gentile. Ok, in qualsiasi caso. Da Elia manda una dedica e scrive: ciao Tato, ti amo tanto, buon San Valentino. Buon San Valentino Tato e buon San Valentino Elia. Poi, quante volte ho detto poi questa sera? Tante. Da Filippo: Arianna, sappi che ti amo alla follia. Arianna è fortunata. Sarebbe carino nel video mettere i timestamp per ogni persona, ma verrebbero più timestamp che altro, credo. Sarebbe un buon casino. Poi, questa è molto lunga. Da parte di Michela: oh
mamma, o come ti chiamo io, Mela. Io ti voglio tanto, tra parentesi, pochissimo, bene, e per questo ti chiedo io di sposarmi e magari di avere 92 figlie come il nostro prof di religione. Oh Emma, accetta orso questo dono per le mie, per la mia grazia. Per le mie grazie, forse. Forse ho riparato male il testo. Thanks. Michela, apprezzo l'originalità di questo biglietto. Assolutamente sì. E credo che anche Emma apprezzerà molto. Sì. Una domanda da parte di Jules che chiede: ci sposeremo? E sì, quando? Doppia domanda. Non so se il quando può dirtela, ma vediamo se vi sposerete. Dice: porta a termine. E più a termine di questo, le sposerete. Quando? Quando? E lo dice mai. Immaginate. Dice: dovrai scendere a compromessi. Quindi magari non vi sposerete quando vorrai tu, ma dovrai fare dei compromessi, Jules. Silvia C, la nostra Silvia C, e manda una dedica a tutti. Un augurio a tutti gli innamorati della vita con quattro cuoricini. Ecco, questo si ricollega al discorso che facevo prima, no? Siamo circondati dall'amore. Gabriele domanda: crush mi filerà mai? Scopriamolo, Gabri. Scopriamolo. Potrebbero emergere altri problemi. Mi piace pensare che gli altri problemi siano che arriverà una nuova crush per te. E quindi il problema non sarà più se questa crush ti filerà. Anonimo scrive: a Ilaria, perché ti amavo e non amerò mai nessuna nel modo in cui ho amato te. Mi manchi. Questo è un bigliettino triste. Questo è un bigliettino triste. Ilaria, se stai guardando questo video, avrei fatto le tue scelte per un motivo, ne sono certo, ma magari prova a rimanere in contatto. Insomma, capisco che non sarà la stessa cosa per Anonimo, meglio di niente, no? Un altro messaggio da Anonimo: ti vidi per la prima volta in quel banco di scuola, un perfetto sconosciuto. A distanza di 7 anni sei tutta la mia vita. Grazie di esistere, Ale. That's lovely. Romina di Pisa scrive: il mio amore più grande sono i miei 3 figli, Giovanni, Francesco e Mattias, ragione per cui vivo. Ecco, anche qui ci ricolleghiamo al discorso di prima. L'amore è veramente ovunque, sotto moltissime forme, e anche in questo caso è un amore fortissimo, fortissimo. E quindi, cara Romina, hai fatto benissimo a dimostrarcelo. Sara Zeta, troverò la persona giusta? Scopriamolo, Sara, scopriamolo. Sii paziente. Sii paziente. Quindi arriverà, arriverà. Già non è un no, che mi sembra un passo avanti, visto le risposte che ha dato il libro questa sera, eh? Te lo dico. Se hai seguito anche le altre, te ne sarai accorta. Emanuele manda una dedica e scrive: Lucrezia, sei la mia vita, cuoricino. Ma cosa dire? Cosa dire? Io immagino Lucrezia che guarda questo video e inaspettatamente si ritrova catapultata dentro. Deve essere una sensazione fantastica. Penso di sì. Michela, Michela, a mio marito Francesco, che quando uscirà questo video sarà finalmente diventato anche il padre del nostro secondogenito. Grazie di esistere, Babbolone. Ti amo di più di quando ci siamo conosciuti tra i banchi dell'università.
Allora, innanzitutto, caro Michele Francesco, congratulazioni per l'arrivo del vostro secondo genito. Spero che sia andato tutto bene. Siete adorabili. Adorabili. Altro bigliettino, altro bigliettino. Giulio chiede: quando arriverà una crush per me? Ti adoro, cuoricino. Grazie Giulio, ti adoro anch'io. Scopriamolo, scopriamolo. Quando arriverà una crush per Giulio? Insisti e ce la farai. Insisti e ce la farai. Giulio, arriverà anche per te una crush. Fidati, fidati del libro. Elide chiede: Di mi ama davvero come dice? Secondo me sì, ma abbiamo un libro, usiamolo. Cosa ci dici, libro? La situazione è ambigua. Ecco, mi sono espresso troppo. La situazione è ambigua. Quindi, magari, lui dice di amarti tanto, ok? Ma in realtà lui ti ama tanto, tanto. Raga, ricordatevi naturalmente che sembra un libro e non ha la verità, però potrebbe. Arianna chiede: la mia crush di tipo tutta la vita mi ha visto o mi vedrà mai come più di un'amica? Questo è sempre un problema. Quando si entra nella friendzone, chiediamo il libro. Risparmia le energie, cara Arianna. Risparmia le energie. Temo che non uscirei dalla friendzone. Mi spiace. Penultimo bigliettino, penultimo bigliettino. Oliver chiede: mi fidanzerò entro giugno? Scopriamolo, Oliver. Anche tu, caro Oliver, dovrai fare il primo passo. Quindi dovrai probabilmente trovare una crush e fare il primo passo e lanciarti. Ultimo biglietto da parte di Alice. Lei mi vede come qualcosa in più che un'amica? Chiediamo Alice, chiediamo. Fidati del tuo intuito. Fidati del tuo intuito. Quindi, secondo me e secondo noi tutti, conosci già la risposta, cara Alice. Conosci già la risposta. Io ne approfitto per augurarvi ancora un buonissimo San Valentino. Che siate fidanzati, sposati, single, divorziati, amanti, qualsiasi cosa, raga. L'amore è veramente ovunque. Impariamo ad apprezzarlo in ogni sua forma. Vi ricordo di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, e di lasciare anche una bella spolliciata per dimostrare quanto amate San Valentino. E se siete arrivati fino a qui, non dimenticate di commentare con la parola Cupido nei commentini qui sotto.